La comunità montana Valsassina è l'ente che dovrà occuparsi di appaltare i lavori della nuova caserma dei carabinieri a Colico. Fabio Canepari è il presidente. Chiediamo in che modo si procederà da oggi in avanti. E diciamo che con la firma dell'accordo abbiamo chiuso la parte burocratica che dà inizio a tutto l'iter di progettazione e di esecuzione. Perciò la comunità montana avrà l'incarico, avrà l'impegno nei prossimi mesi di chiudere con le progettazioni definitiva e esecutiva per poi dare il via alla gara d'appalto per l'esecuzione delle opere. C'è già un'idea dei tempi? Questo accordo prevede che la caserma venga terminata entro un certo lasso di tempo? Allora, noi come tutti i comuni interessati e noi come comunità montana e l'ARMA speriamo di arrivare per la fine del 2023 a veder concluso questi lavori. È un'opera che comunque richiederà del tempo? Sì, no, senz'altro. Diciamo che si prevede per arrivare ad avere l'impresa esecutrice. Si spera di arrivare per l'estate prossima ad avere l'impresa esecutrice, poi ci sarà quell'anno, un anno e mezzo per l'esecuzione dei lavori. Un anno e mezzo dopo nascerà, lei è insomma presidente della comunità montana, questo è importante per tutto il territorio, questo nuovo presidio? No, senz'altro perché va a sostituire comunque il presidio che c'è, un presidio che comunque era sottodimensionato e ormai in condizioni, diciamo, che anche per l'arma che rappresenta ha bisogno di una rivisitazione e una sistemazione più adeguata. E poi se ne parla veramente da tanto tempo. Sì, adesso io mi occupo del territorio solo da 2 anni, però da quello che ho saputo si parla di anni e anni di questo progetto, di questa nuova caserma, ma non è mai stata conclusa. Adesso, come ho detto anche prima, bisogna dar merito all'amministrazione di Colico che ci ha creduto fermamente e è riuscita a portare a termine questo impegno.